Si va verso la ripartenza, diciamo, che comprende diversi aspetti se parliamo del Centro Italia e si chiude il cerchio per il Comitato Sisma Centro Italia creato da Confindustria insieme a CGIL, CISL e UIL. Ripercorriamo un po' la storia e quindi dopo le scosse del 2016 migliaia di dipendenti in tutta Italia rispondono alla chiamata solidale dei sindacati, come già accaduto per altre calamità naturali, donano un'ora del proprio lavoro, il patto è che le aziende mettano altrettanto e quindi si crea un salvadanaio da circa 7 milioni di euro per sostenere le imprese, ma anche le associazioni, le persone e quindi per mantenere i posti di lavoro, per fornire servizi, per valorizzare il turismo e le eccellenze del territorio. Vengono selezionati 130 progetti nelle quattro regioni del Centro Italia, quindi Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, che con un criterio estremamente rigoroso e trasparente, ma anche agile e veloce, dunque questi progetti vengono finanziati. Allora ci colleghiamo con Davide Martina, responsabile dei progetti del Comitato Sisma Centro Italia. Davide, perché siamo arrivati a conclusione, diciamo, di questa cavalcata solidale? Effettivamente sabato prossimo ci sarà l'evento conclusivo proprio ad Acquasanta Terme. Intanto un piccolo bilancio di questa esperienza per il Comitato Sisma. Grazie, buonasera. Sì, assolutamente un'esperienza assolutamente positiva, nonostante la difficoltà. Per noi è un momento veramente importante quando si prende un impegno con dei lavoratori, con delle imprese, con dei soldi donati dai lavoratori, si sente ancora in maniera maggiore veramente questo tipo di responsabilità. Sabato ad Acquasanta Terme chiudiamo il 130° progetto che abbiamo finanziato in 3 anni. Avevamo detto dopo il bando che le avremmo concluse in 3 anni e ce l'abbiamo fatta. E già questa, devo dire, per noi è un enorme risultato perché abbiamo concesso a 104 progetti finanziati ad associazioni, comuni, enti locali di essere realizzati e 26 progetti delle imprese. Quello che chiudiamo sabato ad Acquasanta Terme è un progetto importante e simbolico perché è un progetto che ha finanziato la valorizzazione delle eccellenze di Acquasanta. E soprattutto, comunque, sottolinea anche questa nostra dimensione trasversale. Non ci siamo occupati unicamente di rilancio del lavoro, dell'occupazione, della formazione, dell'assistenza. Abbiamo lavorato anche molto sul rilancio turistico, sul rilancio delle tradizioni, della cultura. Sabato inauguriamo due cose importanti. Il luogo della memoria Villa Cagnano con un percorso veramente fatto di ricordi della storia di questa frazione di Acquasanta e poi a Paggese dove si terrà il secondo simposio del Travertino dove troverete un museo a cielo aperto con 11 artisti che in questi mesi hanno lavorato per realizzare delle statue in Travertino, Travertino pietra importante, pietra simbolica che comunque dimostra anche che come Comitato Sisma Centro Italia abbiamo creduto in questa zona, abbiamo investito quasi 2 milioni di euro in progetti nell'Alta Valle del Tronto e l'evento di sabato è un evento che veramente è la classica ciliegina perché siamo veramente molto contenti e soddisfatti di come sono stati conclusi i progetti. Ecco, guardando proprio al progetto di Villa Cagnano, questa mostra che sarà itinerante, no? Proprio all'interno di questo borgo, dà proprio il senso della valorizzazione della comunità. Quelle comunità, insomma, che sono state in qualche modo sfrangiate effettivamente dagli eventi sismici, si lavora proprio per ricostituire la comunità, per cercare di riportare le persone nei territori. Siamo andati a cercare gli anziani, siamo andati a farci raccontare le storie e abbiamo aperto con loro i cassetti. Abbiamo tirato fuori foto, racconti, storie che con un percorso veramente abile, non solamente posizionato all'interno delle vie del paese, ma anche attraverso un sito internet, ha permesso agli abitanti di Villa Cagnano, temporaneamente obbligati a essere esuli altrove a causa delle conseguenze del sisma, di mettere in contatto l'intera comunità, non solamente di chi abita ad Acquasanta o anche nella provincia ascolana, ma che abita negli Stati Uniti, in America, in altri posti del mondo, perché questa raccolta diciamo, di ricordi.
veramente ha dimostrato come la cultura, le tradizioni, la voglia di coesione è soprattutto uno degli interventi importanti del Comitato Sisma Centro Italia, cioè la lotta all'abbandono. Di fatto, quando c'è la tenacia, quando c'è la volontà dei residenti di comunque non abbandonare quello che li lega alla propria cultura, alla propria storia, alle proprie tradizioni, alla propria vita, alla fine vince anche nonostante il sisma. Immagino che avevate immaginato una chiusura di questo percorso in maniera diversa, però ecco, veniamo da un anno difficilissimo con il Covid, quindi diciamo che sarà un appuntamento un po' più intimo forse di come lo avevate immaginato. Sì, però diciamo che poteva andare peggio, nel senso che nonostante tutto volevamo portare ad Acquasanta Terme tutti i 130 rappresentanti dei progetti delle quattro regioni. Alla fine abbiamo convocato tutti i progetti della provincia di Ascoli Piceno. Il comune di Acquasanta veramente ha fatto un grosso sforzo. Grazie al cielo le nuove diciamo, direttive contro il Covid ci hanno permesso almeno di fare questo evento. E sarà tutto all'aria aperta, per cui invito veramente la popolazione a partecipare perché sarà bellissimo camminare anche a livello delle mulattiere per riscoprire anche lì la tradizione del travertino che comunque ha marcato nel passato e vuole rilanciare ulteriormente le opportunità perché comunque il travertino è un'eccellenza che comunque non è solamente una pietra simbolo, ma una pietra su cui ricostruire anche da un punto di vista imprenditoriale il lavoro che per noi è stata la trasversalità del nostro impegno, del nostro programma e diciamo, la ripresa occupazionale e ritornare a una vita lavorativa normale in questi territori è forse il segno più incoraggiante che lasciamo a conclusione di questi 3 anni. Soprattutto dopo quest'ultimo anno e quindi con in un certo senso anche una rimodulazione di alcuni progetti per rispondere proprio all'emergenza sanitaria da coronavirus. Esattamente, non solamente i nostri progetti hanno reagito all'emergenza sisma, ma si sono messi a disposizione anche dell'emergenza Covid, per cui da imprese tessili che si sono riconvertite alla produzione di mascherine e tute, ai nostri progetti della mobilità sociale che si sono messi ulteriormente a disposizione della popolazione, nell'emergenza abbiamo saputo dare un'ulteriore risposta, ma non è stato un alibi per ritardare la conclusione dei progetti, per cui nonostante tanti ritardi che purtroppo vediamo e assistiamo nel cratere, l'impegno nei confronti dei lavoratori e delle imprese era di comunque essere molto concreti, ma anche molto come dire, rispettosi degli impegni che ci eravamo dati, per cui il Covid ha anche beneficiato dell'impegno dei nostri progetti, ma non è stata una ragione per ritardarli o per non portarli a termine. Assolutamente. Davide, ci salutiamo anticipando che la puntata di mercoledì prossimo di Sibilla, le voci della ricostruzione, sarà proprio dedicata a un viaggio all'interno delle quattro regioni del Centro Italia, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. Quindi ascolteremo le voci dei protagonisti, coloro, che non si sono arresi, che grazie al sostegno del Comitato Sisma Centro Italia hanno, rilanciato le proprie attività, hanno fatto progetti e questo ovviamente garantisce la permanenza delle persone sui territori e quindi con un documentario, insomma, vi racconteremo non solo quello che succederà ad Acquasanta Terme sabato prossimo, ma davvero sentiremo decine e decine di persone, insomma, all'interno appunto del cosiddetto cratere sismico 2016.